Paola Marinucci, lavori in corso, veloci, bisogna comunque preparare il pesce per tantissime persone. Sì, è vero, quindi vi dico subito che la saga del pesce quest'anno l'ha organizzata la società cooperativa Acqua 42 in collaborazione con l'associazione San Basso 7.0, con l'associazione SAE 112 di soccorso volontario e con la partecipazione anche del Vespa Club Termularum. Bene, come vi siete organizzati? Vediamo una location diversa quest'anno, proprio quella del mercato ittico. Il mercato ittico perché già nei tempi passati la saga del pesce si faceva spesso, sempre, davanti al mercato ittico. Un po' di numeri, i nostri telespettatori sono curiosi, quanto pesce è stato pescato, quante vaschette preparate all'incirca? Siamo già a 3200 vaschette. Puntate? Puntiamo almeno a 6000. E quanto pesce è stato pescato? Per 6000 vaschette. Lo possiamo dire, in quintali, dai. Fai 6000 per 400. Una vaschetta è circa 400 grammi. Allora Paola, abbiamo fatto i conteggi, circa 24 quintali. Sì, circa 24 quintali di pesce perché circa 6000 porzioni, speriamo di fare in tempo a darla a tutti. Perché cosa rappresenta la saga del pesce per Termoli? È una tradizione a lui di almeno 60, forse 61 anni. E per te partecipare al Termolese Verace? Io ho una foto in bianco e nero del 1900... forse verso gli anni 50, dove c'è mio padre, c'è suo padre, c'è sua madre, c'è sua sorella, tutti a pulire il pesce del mercato ittico. Di generazione in generazione. Sì, di generazione in generazione. Bene, allora buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a voi. E siamo con? Fabiola Recchi. Primo anno che partecipi, sei giovane oppure hai già partecipato alla sagra? Ecco, questo è il primo anno. Cosa ti ha spinto a condividere questa tradizione? La famiglia. Siete in tanti, quindi collaborate per servire velocemente e preparare il pesce fritto? Sì. Allora, buon lavoro. Grazie. Come ti chiami? Camelo Tunisino, sono pescatore di Michele Sicilia. Allora, grande impegno, lavoro per la sagra del pesce. Sì, si trova contenti perché il comite per me. Si verte, si fa mangiare, si fa fritte bene, tutto pesce fresco. La vita del pescatore in mare ma anche a terra? Una vita, beh, sempre con sempre pescatore ha fatto, mai tenete problemi, contenti pure. Trovi bene qui a Termoli? Sì, è una bella città, contenti, trovo pure le case, stai bene a Termoli. Grazie. Anche a te, ciao. E siamo con? Rosangela. Una famiglia di pescatori, da quanti anni? Da sempre. Mio padre ha 86 anni, è un pescatore, adesso in pensione, di Ippolito. E mio nonno pure era un pescatore, andava con le paranze addirittura. E per te cosa significa quindi ora partecipare, collaborare alla riuscita della sagra? Vabbè, io sono 3 anni che partecipo con mia cognata, che io sono la moglie del fratello, quindi comunque io sono sposata anche con un marittimo, perché mio marito è un pilota, un comandante di lungo corso. Per me quindi è una tradizione di famiglia, tradizione da termolese. Bene, un momento forte di identità termolese. Sì, è un bel momento per stare insieme, per partecipare a una sagra caratteristica di Termoli. Bene, ma io e il mio tecnico Alessandro possiamo assaggiare qualcosa o aspettiamo? Potete assaggiare abbondantemente, gustatevelo caldo che... Bene, allora non mancheremo, grazie. Grazie. Grazie a te, ciao. Tanto lavoro. Molto me una soddisfazione, è una grande soddisfazione lavorare col pesce fresco. Che colori. I colori del mare. Bellissimo, quindi continuate a preparare il pesce per una sagra che rappresenta un punto di riferimento per la città. Certo, per Termoli, anche se non sono di Termoli, lo faccio col cuore perché è una grande soddisfazione lavorare con questo tipo di pesce. Grazie. Grazie a lei. Dove arrivate? Roma. È Roma. Allora, prima volta qui alla sagra del pesce? Sì. Vi sembra che il clima si respira? Vabbè, un clima festoso, un po' troppo lunga la fila. Vabbè, molto allegro, cioè appunto ti trasmette allegria, e, cioè una classica festa di diciamo, città paese. Bene, noi ricordiamo proprio, loro sono di Roma, che Telemolise è visibile anche nella capitale, nel Lazio, sul canale 880. Allora, buon proseguimento e buon appetito soprattutto. Grazie. Grazie.
E con l'attesa che continua si conclude anche questo appuntamento di Viaggio in Molise dedicato alla Sagra del Pesce 2017 a Termoli. Vi ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di questa trasmissione anche sul nostro sito internet www.telemolise.com nella sezione trasmissioni Viaggio in Molise, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio. Seguiteci in Abruzzo sul canale 96 e nel Lazio, compresa Roma, sul canale 880.